Ok, sì, da, l'ho sto dato, partendo? Sì, è già okay, partito. Sei in posizione orizzontale? Sì. Così? Sì. Okay. Mi stai vedendo? Vedi no, anche... vedo me, non vedo te. Aspetta. Perché hai preso quello per il selfie? Ciao, ecco, volevo soltanto dimostrare che se è vero, ed è vero, che un cieco come me, come tanti altri, anche forse un forte ipovedente, non può vedere i numeri delle strade, i nomi agli angoli delle vie, non può vedere i numeri civici di un palazzo, quindi hai difficoltà, devi chiedere, eccetera. La cosa forse che ci dà più fastidio ai ciechi è quello magari di non riuscire a vedere più o di non vedere, né aver mai visto il viso di tuo figlio, di tua figlia, di tuo nipote, eccetera. Però, parte questo, per il resto possiamo andarcene nel giro da soli, con le dovute cose, e possiamo anche fare qualche lavoretto di bricolage in casa. Vedete queste tavole di legno? Tavole che qua, adesso credo stia riprendendo, tutte queste tavole di legno qua, io le ho fatte solo tagliare, il brico, eccetera. Poi mi incollo i bordini e poi li posso vedere, non si possono lasciare così, ma li posso anche levigare. Cioè non è che un cieco non può fare dei lavoretti, posso forare, e più avanti, nei prossimi video, vi farò vedere anche che si forerà, che si avviterà, eccetera. Con una macchinetta, ma si può fare anche a mano, con la macchinetta, con la tela, e guardate, vi faccio proprio una dimostrazione. Non occorre vedere, si può toccare. Vedete? Poi, chiaramente, finito il primo bordo, poggi, certo, ci impiegheremo un po' di più degli altri, noi dobbiamo appoggiare, vedere. Poi, finito il primo bordo, con la carta, lo prendi in mano, così, piano piano gli fai il bordino. E credetemi, la telecamera magari non lo vede, però è liscio, perfetto, bordo, perfetto, liscio, faccio tutti i miei bordini. E questa è la prima, il primo video. Dopo vi farò vedere, al prossimo video, vi farò vedere anche come forarli, con che attrezzatura. Bisogna solo attrezzarci, imparare, però vi farò vedere come forarli e come assemblarli. Perché poi dopo, voi adesso vedete soltanto dei legni qui, ma alla fine vi farò vedere il lavoro montato, che si può fare. Anche per noi Bormio possiamo fare. Ciao, al prossimo video. Ecco, adesso vi faccio vedere che come le donne, alcune donne cieche riescono a stirare, anche noi possiamo usare il ferro da stiro. Io incollo questo bordino, lo vedete, sento prima con le mani, finché è freddo, la posizione, lo posiziono, prendo il ferro da stiro, va, ferro da stiro normalissimo, e cercando di non scottarmi, ma anche le signore che stirano devono cercare di non scottarsi, no? Allora, e cerco di incollarlo. Di più e niente di meno di come fanno le signore quando stirano. Fai attenzione a non scottarti, lo schiacci bene ed è che è facile, non è complicato. Al limite, se hai un martello, che non mi ricordo dove l'ho messo, eccolo qua, bisogna sempre ricordarsi dove si mette le cose, finché è caldo mi dai il colpettino, ma piano piano, così, proprio per far attaccare meglio la colla, così. Poi lo spacchio sul bordo, vedi che si spacca, tac, ecco fatto, visto? E poi dopo con la lima, lo limi un po' qui, lo levi come vi ho fatto vedere prima. E vedete che facile, e io ho messo il bordino a legno, visto? Ok, fine del secondo video, passeremo dopo il terzo.